Ok, possiamo iniziare. Sapete che cos'è questa? Questa è semplicemente una GoPro, quindi un action cam. Ma andiamo a vedere al PC che cosa significa action cam. Ok, apriamo Google e scriviamo che cosa è una action cam. Ci risponde subito la sua Wikipedia e ci dice: una telecamera sportiva o action camera è un dispositivo costruito per la registrazione di video durante lo svolgimento di sport o di attività che richiedono particolare versatilità e resistenza. E allora mi spiegate perché in pista ce la fate togliere? Spiegatemi perché io non riesco a portare su questo canale nemmeno una gara. Ok, ma calmiamoci. Bentornati sul mio canale per chi mi segue, per chi non mi segue e sta vedendo per la prima volta questo video. Piacere, sono Alessandro Pilorci e cerco di portare su questo canale le mie gare. Dico cerco perché? Perché ultimamente sta capitando sempre più spesso che queste piccole e care GoPro siano sempre più vietate. Non capisco il perché, non capisco il per come, ma per esempio molte piste le vietano anche durante le semplici giornate di prove libere, per esempio Misano, per esempio Maggiore, ma oltre che nelle prove libere ci è vietato montarle durante le gare, proprio perché parlando con i direttori di gara sono vietate da regolamento. Ma allora perché certi youtuber riescono a montarla? Ed è presto detto, parlando con alcuni di loro, che tra l'altro uno in particolare si dispiace anche di questa cosa, mi ha spiegato per bene il perché e il per come e di come funzionano queste cose. Ma vorrei aspettare un secondo prima di parlare di questo e vi vorrei spiegare per bene, per chi magari non è pratico, come funziona il giochino Action Cam nelle prove libere e nelle gare. Sarebbe una buona abitudine per tutti, quando vogliamo montare queste, montarle su dei supporti magari non incollati ma avvitati, ma soprattutto applicare delle legature sulla GoPro, come mostro qui da qualche parte. È importante perché in caso di rottura dell'aggancio la GoPro vola, se ne va e noi dobbiamo rompere le palle ai Marshall per andare a recuperare questi 400 euro di camera. E visto che questa cosa succede molto spesso, i circuiti prendono le loro precauzioni e quindi le vietano, come a Misano. E non comprate quei supporti cinesi a 20 euro che ti danno 8000 kit di cose, perché l'adesivo salta e si sa, quindi magari sì, comprate i supporti cinesi, si spezzano comunque, però almeno legatele e fissatele con una vite. Ok, detto questo, che dovrebbe essere la prassi ormai per tutti, anche per una sicurezza, anche perché un oggettino di questi che ti arriva addosso a 200 e passa all'ora fa male. E queste precauzioni sono obbligatorie durante un weekend di gara, quando noi piloti, no piloti, vabbè, lasciamo perdere poi critica, comunque, quando noi vogliamo andare in gara con la GoPro messa sopra la moto, è obbligatorio passare per le verifiche con la GoPro montata e con la legatura fatta. I commissari tecnici verificano il tutto, se tutto va bene e c'è l'autorizzazione dal direttore di gara, la GoPro viene montata e potete e potete fare le vostre qualifiche, prove libere, gare con la GoPro fissata, nessuno vi dirà mai niente. E qui nasce il problema e mi ricollego a quello che stavo dicendo poco fa. Da qualche anno a questa parte è nata la figura mitologica dello youtuber pilota, pilota youtuber. C'è chi li loda, c'è chi li critica, ma non è questo l'argomento di oggi. Il fatto è che grazie a queste, in mano a loro, il motorsport, diciamo, sta vivendo una specie di rinascita. Perché molti ragazzi, molti giovani si stanno avvicinando a questo sport. Ed è quello che, bene o male, cerco di fare anch'io. Di avvicinare, di trasmettere questa passione a tutti quanti. E il fatto di montare questa GoPro in questi campionati, in Coppa Italia, nel National, nel CIV, e anche in magari trofei minori come la Mini GP, le ovale, dà modo a queste persone
come me, come youtuber molto più grandi, far crescere questa passione a chi magari non nemmeno sapeva dell'esistenza di questo sport, perché non tutti nascono in una famiglia che la domenica si riunisce per vedere la Superbike o la MotoGP. Il problema è che molto spesso gli organizzatori di questi eventi non riescono a recepire, a percepire il messaggio. Mi spiego meglio. Molti cercano di sfruttare questa cosa a loro vantaggio. Quindi invitano questi piloti, influencer, youtuber nel loro campionato, magari facendo sconti o facendoli correre gratis, così che portino comunque un qualcosa al loro campionato. Oppure molti organizzatori di questi trofei hanno dei servizi privati che forniscono delle GoPro ai piloti, ai propri piloti del loro campionato, sotto pagamento di un compenso. Altri hanno dei videomaker apposta per fare il video di tutto il weekend. Quindi, bene o male, la maggior parte sono contro. E quindi è sempre un'estrema lotta per noi riuscire a farci autorizzare a montare la GoPro. Ora, ultimamente la risposta che fa più venire rabbia è: ma questo è il loro lavoro, loro vengono pagati per questo. Ok, ci sta, anche io vengo pagato e anche per me potrebbe essere una fonte, diciamo, di reddito e una, diciamo, un lavoro, per ora un secondo lavoro, però ma più che altro io vengo, pago e vi do visibilità a gratis, per quanto la qualità sia buona o scarsa. Comunque porto il vostro campionato a quelle 100, 500, 1000, 10.000 persone che mi seguono. Fortunatamente le cose stanno un po' cambiando e qualche organizzatore di questi trofei ha finalmente iniziato a capire questa cosa. Purtroppo, come avrete visto nell'ultimo video della mia ultima gara, anzi prima e ultima gara di quest'anno, vi lascio il link qui sopra da qualche parte, non mi è stato concesso di montare le GoPro. In realtà non è stato concesso a nessuno, in decine di persone hanno chiesto di montare le GoPro, ma nessuno è stato autorizzato eccetto uno. E parlandoci con questo ragazzo youtuber, pilota, influencer e tutto il resto, cordialmente lui mi ha risposto che purtroppo, cioè, anche lui dispiace questa cosa, ma diciamo lui è stato spinto, diciamo la sua autorizzazione è stata spinta dall'organizzatore del trofeo, che è andato in persona a chiedere al direttore di gara di fargli montare la GoPro apposta per pubblicizzare il trofeo. Proprio perché, tornando al discorso di prima, molti di questi organizzatori si sono accorti della potenzialità di YouTube, Instagram e dei vari social, che portano un'enorme quantità di pubblico, ma non solo pubblico, anche di aziende, di sponsor a queste attività. E sappiamo tutti quanto sono importanti le aziende che sponsorizzano questo sport. È uno sport che fondamentalmente senza sponsorizzazioni di grandi aziende non avrebbe modo di esistere. Ed è quindi proprio grazie alla popolarità di questi piloti, che oltre ad essere piloti diventano anche youtuber o influencer, creator, diciamo, perché youtuber è un po' riduttivo, riescono magari l'anno dopo a coinvolgere ancora più piloti e ancora più aziende che vogliono investire in quel trofeo solo perché sanno di avere tanta visibilità grazie a quel pilota. Lo so, è un ragionamento un po' complicato, ma diciamo che parlando con questo ragazzo effettivamente è così in molti altri ambienti, non solo nel motociclismo. Pensate alla Red Bull. La Red Bull è esplosa da quando i loro atleti hanno iniziato a mettere queste sui loro caschetti, sui loro skate, sulle loro BMX, su tutti gli sport estremi che hanno pubblicizzato grazie a questa. Quindi io spero che in futuro questi organizzatori, questi promoter di questi eventi sportivi in pista, ma di anche qualsiasi altro sport, si facciano furbi e accettino il servizio che noi creator proponiamo molto spesso anche gratuitamente.
per pubblicizzare i loro eventi, per pubblicizzare la nostra persona. Ma soprattutto, e poi concludo, spero che la federazione regolamenti in modo chiaro e inequivocabile l'uso dell'action cam in pista e che capisca l'importanza per noi creator di creare contenuti video che mostrino tutta la passione che mettiamo in questo sport. Bene ragazzi, anche per questa sera è tutto. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, un commento, quello che volete. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi, è gratis, è una delle poche cose ancora gratis al mondo. Nulla, io vi saluto e ci vediamo a un prossimo video. Ciao!